Ciao, eccoci di nuovo insieme che proviamo una nuova avventura su un gioco di cui, come da tradizione, non so niente. Mi ha attirato essenzialmente per due motivi. Il primo è perché le immagini che lo pubblicizzavano su Steam mi hanno incuriosito, soprattutto perché la grafica promette bene. Il secondo è il forte sconto di Steam, che da un lato mi ha permesso di comprarlo senza troppi rimorsi. Ma dall'altro forse mi deve far capire che questa gran meraviglia non è. Però, dobbiamo dire che altre volte è successo che giochi molto scontati e quindi molto sottovalutati dal pubblico in realtà fossero delle vere opere d'arte. Non voglio sbilanciarmi per adesso, non so quanto durerà, perché non ho veramente idea di che tipo di avventura sia. Però direi che possiamo andare a provare Everybody's Gone to the Rapture. Ok, Santa Monica Studio, The Chinese Room, CryEngine. Ah, allora, vediamo. In case of emergency, stay tuned for the important broadcasts. Avvia impostazioni e abbandona. Avvia. Le situazioni di emergenza possono sorgere con o senza preavviso. Essere pronti ad affrontare le emergenze può essere cruciale per la sopravvivenza. Avviamo. Everybody's gone to the rapture. C'è un caricamento. È un caricamento lungo. Ma forse ci Torni alla siamo. dottoressa Catherine Collins. Non so se qualcuno ascolterà mai questo messaggio. È tutto finito. Sono rimasta soltanto io. Ok, siamo in gioco. Siamo in gioco, non abbiamo un corpo. La presentazione è stata essenziale. Siamo su una strada vicino a un osservatorio astronomico. Con delle voci. Non posso muovermi con le frecce. Solo con WASD, ok. E c'è una radio. Allora, quella è una mappa stellare. Cerchiamo di capire dove siamo. Noi siamo qui, all'osservatorio. Non sembra un posto reale, o non lo so almeno. Posso interagire? Sì. Continuerò a trasmettere finché posso. Se ho ragione. Dovreste riuscire a ricevere il segnale in tutta la valle. L'evento ha lasciato dei segni. Non riusciamo ancora a capirlo, ma continueremo a lavorare per comprenderlo. Potete usarli per trovare quello che cercate. Le risposte.
Sono tutte qui. Le risposte sono nella luce. Ok, qualcuno... Ah, ma sta suonando il telefono? Scusa, me li segno sti numeri perché io non so se serviranno in futuro. 1, 7, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 7, 2, 5. Ok, mi sono segnato sti numeri, non so cosa servono, ma io sento un telefono suonare. Dal cestino? No. Intanto c'è una videocassetta, quindi... Ma da dove viene questo rumore? Da fuori, forse? Non posso interagire con altro. Ok, usciamo. Usciamo... E iniziamo così, non... C'è un telefono qui. Dove viene? Ma è qui, eh? Questo è un annuncio speciale del Comitato Procedure d'Emergenza. Viste le circostanze, radio e TV in questa zona sono sotto il controllo diretto del CPE, in conformità alla legge di azione e intervento in stato di crisi del 1982. Tenete radio e televisori sempre accesi, non uscite ed evitate contatti con le altre persone. Non cercate di telefonare fuori dalla vostra zona. Non fatevi prendere dal panico e restate calmi. Rimanete sintonizzati per le ultime notizie. Allora, è successo qualcosa di brutto? Ma io voglio vedere se in questo osservatorio riesco a entrare. Intanto voglio vedere se ho una mappa. No. Un inventario? No. Ok, posso soltanto interagire col mouse. Non posso correre. Quindi cammino e basta. Salgo sui cespugli come se fossero di ferro. Ecco, ci sono delle chiavi inglesi. Non posso aprire questo cancello, però se posso salire su quel... No, non posso saltare. Ok, devo per forza scendere a valle. Riguardo un attimo la mappa, perché secondo me questa è la zona in cui ci muoveremo. Noi siamo qui, quel cerchio poco a destra di dove siamo noi è evidentemente l'osservatorio, quindi siamo in quella, lungo quella stradina gialla che va verso la statale. Ok, ho sentito dei rumori che non mi sono piaciuti molto. Sembra ci sia un paese qui sotto, Jotun. Ok, andiamo a vedere. Cerchiamo di capire innanzitutto che cosa dobbiamo. Posso prendere la bicicletta? È vana speranza. Ok, andiamo a piedi. Cerchiamo di capire che cosa è successo, perché immagino sia questo che dobbiamo fare intanto. Però è scattato una specie di... Oh cazzo, mi sono spaventato da morire e non so cosa fosse quella roba. Però la tipa alla radio ha parlato di seguite la luce o una cosa del genere.
Ok, stavolta me l'aspettavo, quindi non mi sono spaventato. Ma la prima volta mi sono veramente cagato sotto. Qua? Transenne. Oh porca. Andiamoci. La tipa della radio diceva seguite la luce. Wow. Percorso è abbastanza obbligato perché lì ci sono delle transenne, quindi il gioco vuole che veniamo qui, forse siamo ancora nella fase. La sto muovendo col mouse. Ma per fare cosa? Non l'ho capita. Sta assorbendo delle particelle di luce. Forse devo muoverla rapidamente. Di più? Non capisco. Succede qualcosa quando è nel me, quando è qua. Aspetta, forse la devo mettere così. La dovevo posizionare nel punto giusto. Sto solo cercando di fare il mio lavoro. Ci sarete solo voi due durante questo turno. Se dovesse mancare la corrente al cancello, non si potrebbe più uscire o entrare nell'osservatorio. Ecco perché ci sono i generatori di emergenza. Non capisco neanche perché ne discutiamo. Non venitemi a cercare se poi rimanete chiusi dentro. Se restiamo chiusi dentro non possiamo venirti a cercare, no? Lascia che ci preoccupiamo noi delle cose complesse. Tu, spazza le foglie e cambia le lampadine bruciate. Contento? Ora vattene. Stronzo. Era proprio necessario. Se ce l'hai con me, non te la devi prendere con tutti gli altri. Kate, possiamo parlarne? No, Steven, basta. Io voglio solo andarmene da qui e stanotte è la nostra migliore occasione. Prepara l'apparecchiatura, io vado alla Torre 6. Kate, io ti amo. Lo sai, vero? Sì, lo so. Forza, cominciamo. Allora, non so che cosa abbiamo appena visto, ma quella luce ci ha fatto vedere tre persone che parlavano e che ci hanno aperto il cancello. Tra l'altro ci hanno permesso di salvare e di entrare, direi, nell'osservatorio. Quindi non dovevamo scendere al villaggio, ma in realtà sì, perché stiamo scendendo. Dove stiamo andando? Ok, ci ha permesso comunque di bypassare. Devo capire se sono. Se rischio la vita avvicinarmi a queste cose, però, eh. Di sicuro è successo qualcosa che. Andando via. Ma il sole si sta muovendo. Che diavolo sta succedendo? Allora,
Allora, siamo in una specie di villaggio. E c'è quella luce, seguiamola. Beh, mi sa che stanno prendendo davvero sul serio questa storia della quarantena. Se la signora Boughton è andata per di là prima che chiudessero la strada, mi sa che non la troveremo mai. Almeno finché non sarà passato tutto. Comunque è decisamente strano. Cioè, siamo a Yoton, santo cielo. Non c'era bisogno di essere così scortesi. Se sono così preoccupati da decidere di chiudere le strade, forse non potevano fare diversamente. La cosa certa è che per adesso nessuno di noi potrà andarsene. Ma aveva un fucile! Un soldato con un fucile! Nello Shropshire! Ma questa è roba da pazzi! Scriverò al nostro deputato! Buona idea, Barbara. La consegnerò personalmente, appena questo blocco sarà rimosso. Andiamo, Barbara. Non posso passare la giornata a rincorrere pensionati per la valle. L'ambulatorio non si apre da solo. Quando torniamo, devo prendere del paracetamolo. Ho mal di testa improvviso. Allora, io ho l'impressione che stiamo assistendo ai ricordi di qualcosa che è avvenuto. Siamo in un paese inglese, direi, nel quale è successo qualcosa. Di nuovo un telefono che suona. Sì, siamo in Inghilterra, assolutamente. Non so in che epoca. E vediamo queste immagini delle persone. C'è qualcosa di un campeggiatore. Pronto? Kate, se mi senti, devi spegnere l'attrezzatura ottica. Sta usando l'osservatorio come canale per raggiungerci e ha iniziato a diffondersi oltre la valle. Kate, dobbiamo impedirglielo. Diventa sempre più forte. Richiamerò Clive e lo costringerò a ordinare il bombardamento. Non credo che abbiamo alternative. Chissà. Pronto, mi sentite? Ci serve aiuto. Chi parla? Cavolo, attacca il telefono! Attacca il telefono! Fermi i telefoni! Ok. Benvenuti a Yoton, non direi assolutamente benvenuti. Rieccola. Più che altro, dove sono tutti? Di nuovo questa cosa, ma forse ora ho imparato. Eccola, aspetta. Ok. E ora? Non essere troppo duro con te stesso. Un rifiuto capita a tutti. A te no. Ma dai. Controlleremo i risultati, sistemeremo i dati e manderemo di nuovo tutto. L'idea di fondo è buona, le cifre non sono proprio esatte. Non essere accondiscendente. Non sono accondiscendente. Credo tu sia un uomo brillante, dottor Appleton. Senti. Sono qui con te, no? Siamo insieme tu e io. L'allineamento di domani è tuo, hai capito? Tu hai visto l'occasione, tu hai fatto i calcoli. Gli altri forse non lo vedono. Ma io sono orgogliosa di te. Questo dovrebbe farmi sentire meglio? Steve. Pensa positivo. Da queste parti ti considerano un eroe. Il ritorno del figliol prodigo, no? Mi sorprende che non abbiano ancora eretto una statua in tuo onore. Ridi pure.
ma scommetto che il comitato parrocchiale ha un sottocomitato che ci sta lavorando. Bentornato a casa, dottor Appleton. Touché. Stiamo assistendo a eventi successi, secondo me. Ok, il gioco ha appena salvato e questo vuol dire che ci dobbiamo fermare qui. Ci fermiamo qui e non lo so. Per adesso ci ha guidati, c'era una strada sola e il gioco ci ha guidati fino a qui. Se è così, non credo mi piacerà troppo, anche se la storia è strana, cioè è sicuramente misteriosa. Non si capisce se siano morti tutti e noi stiamo vedendo gli echi dei morti, i fantasmi, o che cosa sia successo. È qualcosa che ha a che fare con l'osservatorio vicino al quale ci siamo svegliati. È qualcosa che ha a che fare con i telefoni, perché nella cabina telefonica tipicamente inglese abbiamo capito che qualcosa ha a che fare con i telefoni. Oltre questo, sinceramente, non ne ho la più pallida idea. Di sicuro il cielo stellato di notte è uno spettacolo. Gli diamo una possibilità e vediamo che cosa ci riserva Everybody's Gone on the Rapture nel prossimo episodio. Ciao!